Questo è un servizio da tavola che andrà in Sudafrica. Noi saremo già la decima generazione. Ho tre figli architetti. Una che insegna la Sapienza a Roma, l'altra che lavora a Borgognazia, un centro turistico 5 stelle super lusso vicino Monopoli. L'altro che fa ceramica innovativa per grandi collezionisti, attualmente sta facendo tutti i servizi da tavola per il ristorante nuovo che ha aperto Bertone, il famoso cuoco al centro di Milano. Sta facendo tutti i servizi da tavola, piatti, coppe, tazze, e anche un architetto lui. Quindi tre architetti in casa c'ho, e anche un ceramista certamente. Finché siamo in vita. Dopodiché, Gian Battista Vico, docet. Questa è l'unica bottega dove tutto nasce dalla materia prima. Tutti gli oggetti, seconda, possono essere difficili, possono essere semplici, dipende da come si fanno. La ceramica è un'arte affascinante perché è un continuo mettersi in discussione. Una fase è propedeutica alla successiva, non c'è una fase nella quale si può essere un po' trascurati, tanto poi faccio bene quell'altra e il problema lo risolvo. No, ogni fase deve essere fatta bene perché la successiva è dipendente dalla precedente. Quindi l'oggetto si può rompere sia quando è piccolo sia quando è grande.